Cari cittadini, buongiorno e buona vigilia a tutti. Noi ogni anno organizzavamo una serata per scambiarci gli auguri intorno ad un panettone e nella stessa serata davamo un piccolo pensierino a quei cittadini che durante l'anno hanno messo a disposizione dell'intera comunità il loro saper fare per sistemare alcuni piccoli problemini che accadevano nel paese. Giusto per dire qualcosa, dalla panchina rotta al giochino al Piazza Aldo Moro, piuttosto che qualche porta che non chiudeva bene nella scuola e tante altre piccole problemini che grazie all'ausilio, grazie al contributo di questi cittadini abbiamo risparmiato qualcosina. Quindi noi come amministrazione vogliamo continuare questa tradizione. Naturalmente quest'anno non è possibile farlo in presenza perché sapete bene quello che sta accadendo, ma noi come amministrazione ci tenevamo comunque a farvi gli auguri grazie alla disponibilità che Teletrio Pasquale Ficocelli dà a questa amministrazione ma a tutta la comunità di Faggiano. Pertanto abbiamo inteso organizzare comunque questo avvenimento per mantenere viva quella tradizione che oramai va avanti da tanti anni. Naturalmente colgo l'occasione per augurarvi un sereno Natale, un Natale sicuramente diverso da quello degli altri anni, ma comunque deve essere vissuto, un Natale che comunque è un Natale, comunque no, c'è la tradizione della nascita del bambinello, una cosa fondamentale, una cosa importante. Anche se non vi nascondo, ma questo è un mio pensiero di Tonino Cardea, quello che sicuramente questo periodo ci farà riscoprire la normalità di una volta, perché forse la normalità che ci eravamo abituati era diventata troppo normale, davamo tutto per scontato e probabilmente questo periodo ci farà scoprire quanto è bella la normalità. Colgo altresì l'occasione per aggiornarvi su quella che è la situazione Covid nel nostro paese. Diciamo che a differenza delle altre settimane, degli altri 15 giorni, abbiamo solo una famiglia di 4 persone più un'altra persona che è positiva. Quindi siamo oggi a 5 cittadini positivi che stanno bene, grazie a Dio. Quindi a loro va il mio augurio affinché quanto prima possano ritornare ad uscire e a stare in mezzo a noi, tra virgolette, perché sapete che non si può stare vicini. Naturalmente l'auspicio è quello che il prossimo anno possa essere diverso, come dicevo prima si possa ritornare alla normalità, quella normalità che ci sembrava forse troppo normale. Io chiudo qui, se non veramente augurandovi di cuore a tutti quanti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Adesso naturalmente negli auguri non mi limito a fare gli auguri a tutti quanti, naturalmente sono comprese le associazioni, polizia locale, tutti coloro che purtroppo in questo periodo non hanno potuto insieme a noi organizzare le manifestazioni che il nostro paese era abituato a fare. Questo, guardate, mi fa veramente soffrire, mi fa star male, non solo a me ma a tutta l'amministrazione e credo a tutta la cittadinanza. Un'altra cosa importantissima, se adesso nel nostro paese abbiamo così pochi contagi, questo significa che il comportamento vostro è sicuramente lodevole, quindi state rispettando quelle che sono le ristrettezze che il governo, che il periodo ci impone. Dobbiamo continuare su questa strada, non possiamo assolutamente abbassare la guardia. A giorni inizieranno a fare i vaccini, ma comunque dobbiamo continuare a mantenere le mascherine, la distanza e soprattutto lavare le mani quanto più volte possibile al giorno. Ma non voglio dilungarmi ancora di più, se non passare subito alla consegna, come dicevo prima, di questi piccoli pensieri ai cittadini di Faggiano che in questo anno hanno dato un loro contributo al buon andamento del nostro paese, ai piccoli problemi che accadono giornalmente. Quindi passiamo
alla consegna delle pergamene. Mingolla Salvatore, naturalmente il nostro è un abbraccio virtuoso. Salvatore Mingolla, come altri cittadini nei passati anni, ogni volta che abbiamo avuto bisogno lo abbiamo chiamato e si è reso sempre disponibile. Quindi Salvatore, grazie di cuore a nome mio ma a nome dell'intera comunità di Faggiano. Grazie. Vernile Eliseo, Eliseo Vernile, un altro cittadino che mette a disposizione tutta la sua bravura, e bravura, guardate, ne ha tanta, per la nostra comunità. Grazie Eliseo per tutto ciò che fai per Faggiano. Grimaldi Francesco. Francesco, abbiamo avuto bisogno di lui quando qualche interruttore, qualche piccolo problema elettrico c'è stato a scuola, subito è corso in riparo. Quindi grazie, grazie tante Francesco. Mimmo Cardea. Anche Mimmo ha messo a disposizione della nostra comunità la sua professionalità. Quando alcune porte della scuola o dell'edificio comunale hanno dato problemi, prontamente intervenuto, sicuramente facendo risparmiare qualcosa all'intera comunità. Grazie Mimmo. Bandini. In ultimo Franco Bandini. Prego Franco. Franco Bandini è quella persona che, per quanto riguarda la fibra, nonostante è in pensione, ci sta dando una grossa, grossissima mano, sia per quanto riguarda problemi con i cittadini, ma soprattutto per far sì che la nostra scuola, quanto prima, possa ricevere questa benedetta fibra. Grazie, grazie infinite Franco. Non era l'ultimo, ma abbiamo Renelli, anche lui, questo ragazzo, ci ha dato una grossissima mano, però oggi per motivi di lavoro non può essere presente tra noi, quindi poi glielo consegneremo personalmente. Cosa dire? Io veramente ringrazio di cuore voi cittadini che avete dato la vostra professionalità per la nostra comunità. Vi ringrazio a nome mio, a nome dell'amministrazione, ma soprattutto a nome di tutta dell'intera comunità di Faggiano, perché capite bene, se si risparmia qualcosa, alla fine sono i cittadini che vanno a risparmiare qualcosina. Chiudo facendo ancora gli auguri di Buon Natale a tutta la cittadinanza, di un sereno anno nuovo, con l'auspicio che tutto, come dicevo prima, lo ribadisco, possa ritornare alla normalità, a quella normalità che forse ci sembrava troppo normale. Auguri, auguri a tutto Faggiano e a tutti voi qui presenti. Grazie. Buongiorno, volevo cogliere l'occasione per porgere i miei più sentiti auguri da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale, perché questo Natale, un po' più particolare per via della pandemia, che ci ha tolto la possibilità, la gioia di vivere le festività natalizie con la famiglia, con gli affetti, con le persone più care, quest'anno sarà un Natale più povero, più solitario, ma non per questo non sarà denso di significato e di valori. Vi porgo i miei migliori auguri e un pensiero particolare lo rivolgo a chi è in quarantena, a chi è in isolamento, perché non possono godere in questa giornata, in queste giornate di festività, dell'affetto almeno delle persone più care, nonostante insomma sia necessario vivere queste misure restrittive. Vi porgo i migliori auguri per un sereno e lieto Natale. Buon Natale. Buongiorno a tutti. In questa giornata così particolare vorrei rivolgere il mio augurio a tutta la nostra comunità e a tutti gli amici di Teletrio affinché questo Natale così atipico possa farci recuperare quello che è il valore e il senso del Natale e che il nuovo anno che sta per arrivare possa finalmente restituirci un po' di quella serenità che negli ultimi mesi abbiamo perduto. Tanti auguri a tutti.
Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto buona vigilia e buon Natale per domani, buone feste a tutti quanti, a voi e alla vostra famiglia in casa, serenità e felicità. Un Natale un pochettino diverso dagli altri anni, come diceva il sindaco. Oggi abbiamo voluto conferire, nonostante tutto, un piccolo riconoscimento a quei cittadini che puntualmente sono presenti e danno, prestano la loro opera a favore dell'intera comunità di Faggiano affinché le cose continuino per come stanno andando nel miglior modo possibile. Benché per loro rappresenti un'opera, un servizio piccolo, magari di poco conto, per noi è importantissimo, è molto importante, perché danno un contributo notevole alla nostra comunità. Quindi anche questa, a differenza degli altri anni, una manifestazione sottotono ma comunque rilevante, importante, e per i cittadini e per noi amministratori. Quindi non posso fare altro che continuare a ringraziare quei cittadini che si prestano, perché non è importante che pochi facciano tanto, ma quanto tanti facciano poco, affinché la nostra comunità possa continuare ad essere sempre la comunità che conosciamo, il bel paese e quant'altro. Io vi ringrazio ancora, buone feste e un abbraccio a tutti quanti. Grazie e buona giornata.